Scusa, Garnet, è colpa del mio orgoglio. Dina, ma mi ho fatto qualcosa di male. Parliamo dopo, però siamo in pericolo, fuggiamo da qui. Molte anime sono ritornate alla loro pianeta di origine, ma questo è nulla se paragonato a migliaia di anni in cui abbiamo bisogno per attuare il nostro piano. Un giorno il flusso di anime non sarà più casa di Gaia, ma non è ancora giunto quel momento. Dobbiamo quindi intervenire il flusso ora. Forse ti avrei dovuto far lavorare di più per me. Ti sei aggrappato a Gaia per vivere il limite temporale della sua misera esistenza. Forse anche questo era il tuo destino, Kusha, e il mio forse sarà quello di incontrare di nuovo l'uomo che ti rimpiazzerà. I lavori di ricostruzione del borgo procedono di scuola di burro, Abigrado Kacid. Anche i burri piloti sopravvissuti gli stanno dedicando la costruzione delle carte 3 nel borgo industriale. I cittadini stanno dando il burro massimo. Il popolo vi ama, Granduca, siete l'orgoglio del paese. Se c'è fiducia nel sovrano, un regno non crollerà mai. Sarà davvero così? Che calò? Bacio le mani, eh? Come procedono i lavori? Sempre peggio, Burri, è impossibile riprendersi. Va davvero così male? Anche peggio, Burri. Ci stanno dedicando all'isola carta 3 più che alla città. E Gidon come sta? Sta bene. Credo che fra poco si Burri sveglierà. Blank, va al castello a dare un'occhiata. Quando si sveglia, di venire alla mia Burri stanza. Mi trovo. Gina, ti sei svegliato, eh? Non avrai ferite gravi, mi pare. Blanca, cosa fai qui? Senti, Garnet, dov'è? Credo che sia sulla terra di avvistamento, grazie! Non cambierà mai, il suo unico pensiero sono donne, donne, donne. Ehi, cos'è? Un morto in mare? Dio mio, un cadavere! Insomma, volete lavorare o no? Comandante! C'è qualcosa nel galleggio? Dove? Fatemi vedere! Prima di fare il soldato era un uomo di mare, sapete? Ma è morto! Bravi a chiamare un dottore, non siamo ancora certi dell'interceduto, eh? Accidenti, che prontezza! Visto come mi rispetto, oh! Ma dove stiamo, wow? Mamma, ho fame! Thank you.
René, stai bene? Accidenti, stavolta anch'io me la sono vista brutta. Ma il peggio è passato, mi dispiace se ti ho fatto preoccupare. Che ti prende? Oh, ho capito, non ce la fai nemmeno a parlarmi per l'emozione di rivedermi dopo tanto tempo, eh? No, ora mi rimette il muso. Avrò fatto qualcosa di male. Scusa se ho fatto qualcosa che non dovevo. Forse un po' giù per la morte della madre. Adesso cercherò di distrarla un po'. Ehi, Garnet, ti ricordi che la saga della caccia mi avevi promesso una salatina e usciamo tutti insieme? Dobbiamo decidere solo dove e quando. Forse non le piaccio, ma io lascerla in pace. Ti capisco, magari solo voglio di stare sola. Scusami, ti lascio stare tranquillo. Ci vediamo. Gina, ti preoccupi per me? Grazie di cuore. Accidenti. È corso via prima che potessi dirgli di andare alla sala del Granduca. È incorreggibile. Quando c'è qualcuno che gli piace non ascolta più nessuno. Accidenti a lui. È arrivato finalmente. Senti, Gidan, cosa vuoi? Devo dirti una cosa. Beh, cosa? Come va con Garnet? Avete litigato? Non sono affari tuoi. Avanti, cosa mi devi dire? Ehi, non ti scaldare. Sono venuto a dirti che il Granduca Cide ti cerca. Comunque, vai nella sala del Granduca. Va bene. Ciao. Prego il Granduca, lo aspetto. Ti sei ben ripreso! Allora, cosa c'è? Ho capito diverse cose dall'incidente di Alexandria. Vorrei spiegarle anche a voi. Gli altri sono già nella sala del consiglio. Cominciamo subito la riunione? Burri perfetto! Da questa parte. Ci siamo tutti? No, manca la principessa. Prima era sulla torre d'avvistamento. La vado a chiamare io. Ecco, aspetta. Vabbè. Intanto noi burri iniziamo. Innanzitutto vorrei dirvi che sono felice di aver burri tutti qua in sano e sano. C'era gente innocente, ha perso la vita. Tutto per cosa? Per causa mia. Ha ragione Eiko, è stato un errore invocare Alexander. Ma non è colpa di Eiko, è colpa mia. Non dovevo andarmi di solo lasciando mia madre da sola. E mio amore fuggore coinvolto persino a gettare vivi. Se fosse rimasta a casa con mia madre avrei potuto fermarla. Forse perché l'ho lasciata sola che è successo tutto questo. Credevo di riparare i suoi errori prendendo il suo posto sul trono. Invece ho combinato un disastro. Cosa posso fare? Io...